Siamo qui con Leonardo. Ciao. Un graditissimo ospite, perché Leonardo Graziano tutti lo conoscete per la sua voce. Sì. Come tanti che stiamo conoscendo qui al Cartoon Village, lui è un doppiatore, ma non uno dei tanti. I più giovani lo conosceranno per essere la voce di Naruto. Naruto, vabbè, cartoni animati giapponesi, quindi parliamo. Sì, parliamo di cartoni animati giapponesi, ovviamente per il nostro fandom di Anime Click, soprattutto il cartone di Naruto, uno dei più amati degli ultimi anni. Naruto Uzumaki, uno dei personaggi più amati degli ultimi anni, che mi ha portato tanta fortuna. Come ti sei trovato con questo personaggio? Mi sono trovato benissimo. Io innanzitutto adoro come la serie. Non seguo molto la trama, ma riconosco che i giapponesi nella loro arte dei cartoni animati sono i migliori. Perché mi dà senso nulla togliere a Disney, no, a teatro, ma però i film di dello studio Ghibli, insomma. Ecco, che Leonardo è un grandissimo appassionato di cartoni animati, sì, cioè non è che lo fa per... Sì, ho fatto questo di Anime Click. Sì, seguivo Anime Click, io vi ho conosciuto adesso, per anni ho seguito il vostro blog, il vostro sito, le vostre notizie che aggiornavate quotidianamente, giorno per giorno. Sono uno che si andava parecchio ad informare. Come ti sei trovato con il personaggio di Naruto? Mi sono trovato bene, ho fatto il provino, mi era stato detto che cercavano una voce maschile e che questo personaggio era molto particolare. La serie che stava arrivando io ancora non avevo capito bene di cosa si trattava e della presa che avrebbe avuto poi in futuro nel pubblico. Cercavano una voce maschile che avrebbe potuto doppiare Naruto in tre diverse fasi, quando è adolescente, quando è più piccolo e quando è debole. Quindi la scelta fu una scelta per l'adattamento, per il doppiaggio italiano, di doppiarlo e farla maschile, di non usare una voce femminile come originale, proprio perché avendo queste tre tonalità vocali avevano paura che una donna non potesse riprodurre. Quindi sei sempre tu che lo fai. Sono sempre io che lo faccio, sì, anche il demone. Sì, sì, sempre io che lo faccio. Lo e devo dire che la soddisfazione è che non lo faccio in maniera, diciamo, pulita, senza filtri, non usano artefatti col computer per modificare la mia voce. Questo oggigiorno è una cosa piuttosto rara. Devo dire che è una bella soddisfazione. Quando mi hanno chiamato, io ho fatto il provino con le tre tonalità vocali, non sapendo poi a cosa andassi incontro. È stata una soddisfazione poi poterlo vincere. Anche perché Leonardo è sulla cresta dell'onda come doppiatore, perché ora evadiamo. Diciamo che sono. No, sulla cresta dell'onda. No, perché qua... noi veniamo da un fandom che ovviamente giudica nerd. Lo sappiamo. Ah, su quello sì, ma a parte io sono un po' nerd nella vita. E quindi questo lo devo ammettere. Leonardo è la voce di Sheldon Cooper. Sheldon Cooper, di adesso usciamo fuori dalla situazione anime, ma parliamo. Esatto. Di Sheldon Cooper, Jim Parsons, questo attore straordinario che fa questa serie meravigliosa, che questa serie si chiama The Big Bang Theory. Sono 7 anni che la faccio e mi diverto tantissimo. Anche lì ho fatto un provino molto particolare, perché quando ho fatto il provino non sapevo a cosa andasse incontro, non sapeva la serie quanto avesse presa sul pubblico, perché era una serie che sembrava di nicchia. Devo dire che la direttrice che mi ha distribuito su questo provino, Silvia Pertoni, che ricordo con gioia e ringrazio ancora oggi, ci ha visto lungo, nel senso ha detto: questo personaggio secondo me è per te. Io quando sono andato a fare il provino e ho visto il personaggio invece di Leonard, e io diciamo quasi detto di così, guarda, dico con tutto il rispetto da attore che viene distribuito, ma secondo me il personaggio più giusto per me, guarda che potrebbe essere Leonard, il tipico ragazzo timido con gli occhiali. Lei mi ha detto no, assolutamente no, io ti vedo su Sheldon, di fare il proprio su Sheldon. Va bene, inizio a leggere il proprio su Sheldon, era, ricordo ancora oggi che era un foglio così grande con uno dei suoi monologhi assurdi. Si può dire Pimparoli? Aiuti! Un monologo dove praticamente cominciava tutta una filippica su un... Sì, su qualcosa di simile. Insomma, vorrei una favola, leggo questa cosa, sento il silenzio, incidiamone una, dico ma non ne faccio un'altra prova, incidiamone una, va bene, vado subito in registrazione, comincio a leggere le prime righe, faccio questo monologo di corsa e la direttrice fa ok, ciao,
Allora, io sono rimasto lì per lì e ho detto un po' sorpreso, perché il doppiatore che era stato precedentemente in sala per lo stesso provino e quello prima erano stati in sala una quarantina di minuti. Io lì per lì un po', non dico che ci sono rimasto male, ho detto, dico, ma forse mi hanno sono segato giù. Subito. No, probabilmente dico, forse si è resa conto che non sono giusto. Io lo ricordo come se fosse ieri, lo dico sempre questo aneddoto, proprio perché ringrazio Silvia. E poi scopro, quando sono andato via dal provino, che l'assistente alla direttrice si è girata, si sono guardate e contemporaneamente si sono dette, è lui. Dice, è la voce adatta. Io ho vinto il provino, ho scelto gli americani. Il pezzo, quello che ci piace a tutti, quando lui batte... Batte, o il ristorante cinese. Io mi piace più con il ristorante cinese. No. Ah, questo lo so. Lui c'è la salsa di soia, ma la salsa di soia con poco soia e poca soia. Vabbè, il pezzo che batte è... Ma quello lo fa anche l'originale, no? Identico, lo fa uguale. Io, vabbè, non sono proprio identico vocalmente. No, cerco di riprodurre un po' il suono. Infatti chi ha visto la serie è rimasto in inglese, è rimasto un po' spiazzato davanti. All'inizio sì, è rimasto un po' spiazzato. Abbiamo avuto un mini problema sui dialoghi all'inizio, poi che abbiamo corretto in corsa, diciamo, di serie. Ecco, quindi adesso... Però ho saputo anche che quando sono stato male, purtroppo sai che sono stato sostituito per 7 puntate nella seconda stagione, è venuto giù il mondo di internet, è successo il finimondo, le mail di protesta. Non ve la prendete con la società, purtroppo io ho avuto un problema di salute che poi per fortuna ho risolto. E tra l'altro ho ridoppiato quegli episodi, erano 7 episodi, sì, per concludere la serie sono voce. Sì, li ho ridoppiati qualche anno dopo. Io la serie l'ho vista dopo, sì. Secondo me, infatti l'ho vista con la tua voce. E quindi niente, ringrazio ancora Silvia oggi per questa opportunità. Ritornando ai cartoni animati, il tuo personaggio che preferisci? Lo dico sempre, io ce l'ho un personaggio fisso, mi piacciono tutti. I cartoni animati ho adorato, sia quelli americani, ho doppiato Vince Bruno sul Diavolo della Tasmania, Baby Taz, oppure sui cartoni giapponesi come Naruto, ho doppiato Bakugan, non so se tu conosci D'Accuso, Vince Provino per Cartoon Network. Adesso ho fatto LBX, ho fatto anche altre cose con Vidaman. Mi divertono un po' tutti, ho adorato in particolare un paio di ruoli divertenti che erano diversi dai ruoli standard che di solito mi danno. Ho doppiato Death Note, ho fatto Matsuda, un personaggio molto particolare che si scopre alla fine, per chi non so, non lo dico perché non ha visto Death Note, niente spoiler, anche fa una cosa, diciamo, che alla fine è molto forte. Adoro tutto, mi piace doppiare, dal cartone animato alla soppopera, non ho distinzioni. Certo, se c'è un personaggio magari che è più vicino a me in questo momento, perché che l'ho doppiato da tanto tempo, magari è Naruto, però anche tutti gli altri. Perché poi mi dicono, ah, però non nomini mai questo qui, dici sempre Naruto, perché sono tanti. Qualcuno ti riconosce per strada e ci sei Naruto? Sì, ma è successo, è successo. Una ragazza addirittura mi ha detto, dice, ma tu sei la voce di... E io ho detto, vabbè, adesso dice Naruto Shelter. Dice, no, di Lee Shaoran e di Cardcaptor Sakura. È la prima cosa che succedeva. Sì, dico, un film ho fatto, perché me la serie non l'ho fatto, perché l'ho doppiato da una ragazza. Dice, no, però tu hai fatto il film, cioè quello bello, quello fatto male. Dico, sì, in questo provino scelsero le clamp, ricordo all'epoca, il diritto mandò i provini. Ah, proprio scelto dalle clamp? Credo di sì, scelsero le clamp. Mi chiede, mi fa la formula? Sì, imperatore del fulmine! Gridava, sono diventato molto. Futuri? Progetti futuri sto doppiando una serie. Big Bang Theory, per ora abbiamo finito l'ultima stagione, sì. Quindi la prossima deve iniziare. E inizio la nuova serie di Vidaman, la nuova serie sempre di LBX, che è sempre una serie giapponese, dove doppio un personaggio che si chiama Kazuya. Una serie per bambini, ma con un risvolto molto adulto. Sono rimasto molto, molto impressionato da questa serie. E finalmente anche in produzione italiana, perché uno dei pochi che viene trasmesso ancora. Tu praticamente sei la voce di quei pochi anime che ancora vengono trasmessi in televisione. Sì, mi chiamano spesso. Sì. Ho fatto recentemente il cattivo delle Pretty Cure dell'ultima serie, che era Dune. E l'ho rifatto anche recentemente in un altro filmetto che c'era. Mi sono divertito moltissimo ad fare i cattivi. E poi per quanto riguarda invece dei film, sto facendo due serie molto carine. Big Bang ho fatto Suits, che è quella degli avvocati, faccio questo messaggio imbranatissimo che è Harold, completamente diverso dai miei standard di solito. E poi faccio invece un cattivo in una serie che si chiama The Originals, che è lo spin-off di Vampire Diaries, dove doppio Oliver, questo biondone gigante americano, cattivissimo, che fa scatenare la guerra tra i lupi. Diciamo, è una serie che è partita da poco. E poi ho doppiato anche adesso un personaggio in Fargo, la serie dei fratelli Coen, te lo ricordi? Sì, il film? Sì. Che fece negli anni 90, adesso hanno fatto la serie, nel frattempo passa uno zombie meraviglioso. Non mi voglio far prendere paura! E con
questo facevo Fargo e altro. Praticamente su tutta la linea noi sentiremo la tua voce che ci piace tantissimo ovunque. Io mi diverto con il gamma di Siciliano, sono contento. Il film di Zoe, Walking Dead è ancora no. Non ho fatto Walking Dead, però mi... Ti piacerebbe perché ci sono nuovi personaggi che verranno in futuro, quindi chissà, chi non si sa mai. Insomma, magari c'è qualcosa per me, non lo so, può essere. Noi ti ringraziamo, ti salutiamo. Grazie, e continuate così con il vostro lavoro perché Anime Click è un sito fatto veramente bene. Faccio complimenti e saluto tutti gli utenti di Anime Click, continuate a seguirlo. Ciao Leonardo, ciao, alla prossima. Tutti.